Smoke in the distance, blind and trying to see the light to guide us. Hope, can you feel it? Reaching in to pull us through the darkness. Un po' corta, si inserisce però Mané in area, Henderson vince il rimpallo, Ter Stegen e poi Origi da due passi porta in vantaggio il Liverpool. Lancia a cercare ancora Mané, trova un controllo in acrobazia, si gira, prova ad entrare in area, Sergi Roberto su di lui, l'arbitro gli facendo di rialzarsi, allontana Piqué, Barcellona in difficoltà però. Viene incontro Messi, l'apertura di prima di Vidal. Attenzione a Coutinho che è in posizione regolare, prova a sestare al centro, largo per Jordi Alba che appoggia dietro, arriva Messi, Alisson balza in calcio d'angolo, primo acuto di Messi. Milner attaccato con successo da Vidal che ruba un pallone preziosissimo, attenzione a Messi, va lui, tocca largo, Coutinho, Alisson si salva ma non è finita, Suarez si riapre, arriva Sergi Roberto. Rakitic, ancora Coutinho, di tacco per Jordi Alba, al centro a premiare il taglio di Vidal, ancora Alisson. Coutinho dalla bandierina, batte stretto, anche un po' corto però, attenzione a Messi! L'anticipo di Van Dijk che trova in area Mané, prova a mettere al centro, c'è una deviazione di Busquets, arriva Robertson, Ter Stegen in volo. Battuto l'angolo, Ter Stegen con un meraviglioso riflesso. Il tacco è trattenuto, c'era tutta la maglia di Lampiego. Qui il lancio per Suarez in area, Suarez ancora, Alisson, Mané, Fabinho, gira di prima ma male Alexander-Arnold, prova a riprendersi il pallone e ci riesce, lo strappa dai piedi di Jordi Alba, va al cross, deviato e arriva l'inserimento di Wijnaldum al volo, col destro, fa 2-0, riapre davvero la partita, riapre davvero anche la qualificazione. Milner, ancora per lo svizzero, con spazio, arriva il cross e arriva ancora il gol del 3-0, incredibile, incredibile, se c'è un posto dove l'incredibile può accadere ad Anfield, doppietta di Wijnaldum, 3-0 al Camp Nou, 3-0 ad Anfield, pazzesco, meraviglioso, è successo, sta succedendo adesso, non l'avremmo mai detto, nessuno l'avrebbe detto tranne tutta la gente che c'è qua, ma siamo ad Anfield però, siamo ad Anfield, pazzesco, pazzesco.
Marco. Mané in area, lo chiude Sergi Roberto. Con paura adesso il Barcellona, con tanta paura il Barcellona. Vidal mette il pallone in fallo laterale, subito la rimessa di Milner. Corner battuto corto. Pallone che torna a Messi. Allarga per Rakitic, a cercare ancora Messi in area. Messi, Alisson in calcio d'angolo. Anderson. Solo Alisson nella metà campo difensiva del Liverpool. Alexander Arnold cerca spazio per il cross e alla fine prova il massimo, cioè calcia addosso a Sergi Roberto, porta a casa il calcio d'angolo. Lo batte rapidamente per Origi. Origi, il gol del 4-0, 4-0 per il Liverpool. Cancellato il risultato del Camp Nou e tutti a festeggiare sotto la coppa. Vi volevo raccontare questo episodio con uno steward che mi si è avvicinato, Max, e mi ha detto nell'orecchio, anzi nella cuffia: it can only happen at Anfield. Può succedere solo ad Anfield questo, per testimoniare davvero la magia di questo stadio e di questa curva che si trova alle mie spalle in questo momento, dove ci sono persone di tutte le età che continuano a cantare incessantemente dal primo minuto. Questo è un momento meraviglioso, uno spot per il calcio. La disperazione dei tifosi del Barcellona, questo è il calcio. Come non capire anche tutto questa. Il calcio. Tutte le emozioni del calcio racchiuse in questi magici 90 minuti, con tanti campioni in campo in uno scenario unico. È sceso Salah vicino ai compagni e lì nel tunnel. Tutti in piedi, anche Max qui al mio fianco si è alzato in piedi, perché è un momento di intensità incredibile. Finisce così con il Liverpool che rimonta da 0 a 3 a 4 a 3. Può succedere solo ad Anfield, è successo ad Anfield, con una pagina indelebile della storia del Liverpool, della storia di questo stadio, della storia della Champions, forse della storia del calcio e dello sport. Un recupero incredibile e il Liverpool vola a Madrid, dove giocherà la sua nona finale di Coppa dei Campioni. Già oggi, prima di giocarla, la sua storia è più ricca ed è più bella dopo una notte incredibile.